faccio il politico, faccio il volontario. Che poi io ho le mie idee, va bene, che sono cazzi miei. Insomma. Dai. Va bene, allora, buongiorno. Buongiorno. Salve. Qui ho un amico Idris che si trova in una situazione sfortunata in questo momento, non ha un luogo dove stare, non ha un luogo come stare, per adesso si è sistemato qui in questa situazione. Abbiamo fatto amicizia, gli forniamo un po' di assistenza, vorremmo sapere qualcosa di più per aiutarlo. Ci puoi dire qualcosa? Come mai sei arrivato ad Alessandria? Qual è la tua storia? La mia storia è troppo facile. Voce. La mia storia è troppo facile. Io sono fuori dai miei paesi da quasi mezzo secolo. Voce. Dal 1973 che sono fuori. Dal 1973 fuori dalla Palestina? Sì. È un palestinese, quindi addirittura una persona che soffre doppiamente rispetto agli altri, perché la situazione la conoscete tutti. E come mai ti trovi in questa situazione di disagio e di povertà? Cosa è successo? Non sei riuscito ad inserirti nella nostra Italia? No, è quello. È il problema che ho avuto io tante occasioni, sono cresciuto in Olanda. No? Ah, in Olanda, una terra civilissima. Sì. E come mai non è andata bene in Olanda? Perché gli olandesi, da quello che si dice, sono molto ospitali. Sì, è vero. Sono molto ospitali. Però evidentemente le vicende della tua vita ti hanno portato in Italia. Sì, no, ho viaggiato tanto, ho visitato tanti paesi in Europa. Perché prima l'Europa non è come adesso, prima l'Europa più aperta, più accogliente, più ospitale. Ospitalità si trova ovunque, non è un problema, però c'è una maggioranza che adesso può darsi, non lo so. Ma forse perché c'è anche probabilmente questa... è che l'ospitalità che trova in Italia, no? C'è solo in Italia, in tutta Europa. Probabilmente che gli altri chiudono tutto. No, ma sì, no, ma lui, ho capito, cioè probabilmente rispetto al prima, adesso sono arrivate milioni di persone e tutti questo hanno bisogno di qualcosa e la popolazione locale si è un pochino esasperata, si è un po' incazzata, se vogliamo. No o no? Sì, è vero, è anche tante, non è più tanto disponibile. Tante persone che sono da anni in Europa si trovano in difficoltà. Perché anche in Italia noi sappiamo molto bene che è troppo. È in difficoltà anche in Italia. Però grazie per tutto. Adesso per favore devo andare a Torino, grazie. No, aspetta un attimo che arriva la coperta. Te la portano via. È nuova che te la portano via. C'è i miei vestiti, c'è tutto lì. Nessuno mi roba qua. Al massimo possiamo fare una cosa. Hai una famiglia o sei da solo? Questa è una domanda un po' intima. Pesante, sì. No, vabbè, non volevo entrare perché... nella tua privacy. Vabbè. No, non per quello, perché è una domanda un po' dolorosa, perché sennò... Mi dispiace. Probabilmente è anche un certo tempo che non la vede e può avere tanta nostalgia. Vabbè. È vero o no? Sì, signor, sì. Esatto. Anche... Allora, facciamo una cosa. Noi ci lasciamo la coperta qui. Sì, la coperta. Intanto, non, allora, non vorrei tanto che vedi, non mi sono, non vediamo un attimino se troviamo della roba da dargli da vestire, no? Quanto sei alto? 1,76 m. Quasi 1,80 m. 1,76 m. Ho detto, vabbè, quasi 1,80 m, no? Diciamo al massimo meglio la roba un pochettino più lunga che non più corta, eh? Ok? Va bene. Passiamo. Senti, allora. Idris, noi per quello che possiamo ti aiutiamo. Certamente la situazione non è delle migliori,
tu rappresenti quello che sta succedendo in Palestina, Israele. Israele, che è un tasto dolente, e l'Europa secondo me non fa assolutamente quello che dovrebbe fare, e perlomeno far sentire la propria voce. Mi dispiace tanto. Lo so, ma allora, ringrazio molto per le vostre domande, per non dimenticare mai 1948. Che cosa ha fatto l'Europa per l'Islam? Va bene, ciao, arrivederci. Idris, ciao. Va bene, allora oggi è, che giorno è? Oggi è sabato 19 maggio, sì. Sono le ore? Sono le ore 10.35, bene. Abbiamo fatto così estemporaneamente, in modo occasionale, ma anche fortunata, un'intervista ad uno di quelli che noi chiameremo barboni. Disadattati? Disadattati. Senza una collocazione, e abbiamo colto una persona molto sensibile e molto umana, differente da quello che è il prototipo di questo tipo di persone. Vabbè. Speriamo che abbia buona fortuna. Comunque, allora, cerchiamo di seguirlo un po'. Allora, lunedì abbiamo comperato la coperta. Ok, va bene, la coperta. Aspetta un attimino, falla un po' vedere. Cos'è il matrimoniale? Quanto lei si dice? Vabbè, non è. Vabbè, gliela lasci lì. Speriamo. Aspetta, che non gliela porto. Apri, vai dentro. Guarda, se tu fai uno sguardo d'insieme. Va bene. Allora, la coperta è lì. Più che coperta aveva stracci, Vabbè, comunque. Va bene così. Allora, adesso chiudo. Cerchiamo di seguirlo in questi giorni. Sì. Allora, lunedì c'è un impegno. Martedì io sono in ospedale, ci vediamo mercoledì. Io ogni tanto passerò di qui e vedo. Chiedi se ha bisogno di qualcosa, cerchiamo di trovargli degli abiti. Vestiti anche usati, ma in buone condizioni. Sì, puliti più che altro. Bene. Va bene? D'accordo. Che magari quelli lì che hai indosso, che glieli facciamo lavare, perché saranno sporchi. D'accordo. Perché è inutile buttarli via, perché ho visto che sono ancora sani, basta solo lavarli e facciamo così. Va bene, è una sensazione comunque di tristezza, perché tocchi con mano la situazione di un uomo che la cui storia è abbastanza misteriosa, ma presumo anche dolorosa. Sì, beh, certo. Alla domanda allora, sulla famiglia. Innanzitutto, hai visto innanzitutto la sua reazione, che non è come la reazione degli altri che chiedi e ti mandano, questo qui perlomeno ha avuto un dialogo, un pezzo di dialogo che forse con il tempo si aprirà un pochettino di più. L'ho trovato molto dignitoso. Certo. Educato, certo. E dignitoso. Va bene. Arrivederci, okay. A tutti. Alla Ciao prossima. A tutti e arrivederci. Allora, qui dal vecchio bar Marini, eccoci qua, vedete lì c'è l'insegna, abbiamo avuto un colloquio con la persona che dorme in questo posto. Va bene, una persona gradevole, semplice e educata anche. Ok, ciao, è tutto.
una persona con molta dignità. Ok, ciao.